New York, forte calo del Dow Jones, meno 1,63%, che ha toccato 34.299,99 punti. Sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul Nasdaq 100, che chiude la giornata a 14.770,3 punti, in forte calo del 2,86%. Giornata da dimenticare per Tokyo, che riporta un meno 2,12% e termina gli scambi a 29.544,3 punti. Shenzhen mostra un frazionale ribasso dello 0,21% e archivia la seduta a 14.313,8 punti. Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del vecchio continente. Ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dello 0,82%. Bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,59%. Tonica Parigi che evidenzia un bel vantaggio dello 0,86%. In luce sul listino milanese il comparto alimentare, con un più 1,36% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di BF, con una variazione percentuale dell'1,12%. Annunciati i prezzi al consumo della Spagna, pari a 4%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei prezzi alla produzione, sia per la base mensile che per quella annuale. Ancora questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le scorte di petrolio,